Buongiorno, primo video dell'anno e come potevo farlo se non come madre natura mi ha fatto? Tutta struccata. Perché vi spiego il perché. Dovevo andare in palestra, difatti sono in tenuta ginnica, dico dovevo perché poi capirete il perché. Sono in tenuta ginnica e potrei farvi un outfit della mia tenuta ginnica da palestra, ma ve lo risparmio. E proprio c'è, è arrivato Vito a prendermi tutto, ho detto vado, 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 e oggi è il 7 gennaio, doveva riprendere praticamente la vita normale come era prima delle vacanze natalizie. Invece sono in quel periodo, che voi donne potete capirmi, e c'ho un mal di schiena lancinante e quindi alla fine me ne sono rimasta a casa. Molto probabilmente è l'ennesima scusa per non andare in palestra, però veramente ho tanto mal di schiena. Dato che ogni 3x2 mi blocco e non vorrei fare la fine di questa primavera a maggio quando sono finita all'ospedale, chi mi segue da tanto lo sa. Ho pensato appunto, cioè, io sono stata un po' capricciosa, ho detto a Vito no, non voglio venire, non voglio venire, bla 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 bla. Però alla fine veramente ho pensato che se andavo stasera con la scusa che mi stava venendo il ciclo, domani ero una pezza proprio per i piedi. E quindi niente, stavo leggendo che mi è appena arrivato un messaggio su Facebook da Leguaras e che la saluto perché so che vede i miei video, è un'emozione ogni volta che vedo un suo commento. E quindi niente, insomma, già confusionario. Allora, non ho fatto né video per i buoni propositi dell'anno nuovo perché non ne ho. Avevo un buon proposito dell'anno nuovo e l'ho già devastato oggi. Praticamente è durato dal primo dell'anno al 6. Dall'1 al 6 gennaio è durato. Era il fatto di almeno fino a quando mi scadeva l'abbonamento per la palestra di continuare ad andare. Come potete vedere, oggi non sono andata e stasera mi metterò in ginocchio sui ceci, pazienza. Buoni propositi, oramai non ne faccio più perché tanto tutto quello che faccio, che spero all'inizio dell'anno non si avvera mai un cavolo, va sempre tutto al contrario, perciò veniamo quello che viene e va bene così. Dunque, cos'è che faccio oggi? Allora, visto che Vito è andato in palestra, io mi sono messa qua, come vedete l'albero non c'è più, è scomparso, però di palle sono rimaste le mie. E vi faccio vedere il mascara, visto che ero struccato, ho detto vabbè, faccio questa cosa. Mi metto il mascara, il Lash Mania Reloaded di Essence che Vito mi aveva preso a Innsbruck, però si trova tranquillamente anche qua in Italia. C'è solo differenza nel prezzo, però si trova anche qua. Io poi ho visto, perché dalle varie condivisioni delle amicizie che ho su Facebook, ho visto che questo mascara oltretutto ne aveva parlato benissimo Clio. Io sono andata a vedere, logicamente io non ho le ciglia super fighe che ha Clio, come potete vedere, allora, queste sono le mie ciglia. Non sono sfigatissime, ma non sono quelle belle cigliona che ha logicamente la Cliuzza. E quindi niente, vi faccio vedere come l'effetto che fa sui miei occhi e poi magari ne parliamo. Adesso lo metto. Allora, come potete vedere, vi faccio vedere lo Scovolons. Che però mi sembra di avervelo già fatto vedere nel video, appunto, quello di quando Vito mi ha portato la roba. È molto flessibile questo scovolino qua. Ora lo mettiamo, lo applichiamo sulle mie ciglia favolose. Devo dire una cosa, allora, all'inizio, però ho visto che praticamente quasi tutti i mascara all'inizio sono così, era molto 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 più liquido. Io non gli ho né fatto prendere aria né niente,
Però si sta addensando un pochino e devo dire la verità che forse è meglio così. Scusate se guardo di là, ma mi viene da guardarmi l'occhio come è uscito. Sicuramente mi sporcherò. Però chi se ne frega, devo stare in casa, è una prova da farvi vedere a voi se per caso volete comprarlo. Quindi il prezzo non lo so, però di solito non supera i 3,49 euro un mascara di Kiko. Sì, di Kiko, di Essence. Di Kiko lo supera e come? Anche se io sinceramente non ho mai avuto mascara Kiko. Allora, sporcacciamenti a parte, sopra la palpebra. Questo è l'effetto che fa ai miei occhi. Non è molto, né molto, non me li infoltisce tanto e non me li incurva tanto, però devo dire che comunque questo effetto magari per tutti i giorni non mi dispiace nemmeno. Perfetto che mi sono inzaccolata tutta. Vedete? Non è bruttissimo per quello che costa. Ora lo metto su tutti e due gli occhi, ci vediamo tra un pochino così mi pulisco e magari vedete l'effetto migliore senza tutte quelle sporcacciate che ho fatto. Eccomi qua tornata. Mi sono fatta tutti e due gli occhi. Nel frattempo mi ha chiamato la mia mamma al telefono, quindi sono stata anche un po' al telefono e comunque adesso sono tornata. Vi faccio vedere l'effetto di tutti e due gli occhi. Come vi ho detto prima, a me sinceramente non dispiace l'effetto che fa. Logico, se vi piace un effetto ciglia molto disciplinate, molto pettinate, questo non lo fa proprio. A me anzi le fa un pochettino a ragnetto, però a me così. Guardate come sono caruccia, a me così non dispiacciono. Quindi, questo mascara tutto sommato a me piace. Lo sto utilizzando parecchio, da quando me l'ha regalato Vito. Non l'ho utilizzato sempre, però la maggior parte delle volte. E niente, cosa dirvi ancora? Prima vi ho detto che forse preferivo quello rosa di Essence. Di Essence. Invece non so se preferisco quello rosa. Di sicuro non preferisco, com'è che si chiamava il Big Lashed, quello grigio, quello è l'unico dell'Essence che non mi piace proprio. Questo e quello rosa se lo giocano perché fanno. Allora, diciamo che questo mi sembra che me li allunghi di più, però non me li incurvi tanto, cioè me li incurva un pochettino. Invece quello rosa mi sembra che me li infoltisca ancora di me li infoltisca molto di più. Quindi mi piacciono tutti e due, cioè sono sulla bilancia, sono tutti e due pari merito, sia questo che quello rosa che vi avevo fatto una recensione tantissimo tempo fa, magari ve la lascio qua. E quindi niente, il regalino di Vito ci piace, ci piace, ci piace. E cosa dirvi? Adesso giro un altro video perché mi è arrivato un regalo della Befana. Visto che sono qua, non so che cosa fare. Aspettiamo video, aspettiamo video, aspettiamo video, video e video. Per dire Vito, ok? Aspettando Vito, giro video. C'è una logopedista tra di voi? Perché secondo me ho dei seri problemi a parlare ultimamente. Dopo tutte queste cazzate, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio, come al solito, finestra, camino, ovunque vi arriva il mio bacio e vi si fionda addosso. Vi rinnovo ancora gli auguri di buon anno per chi non avesse visto il video precedente e ci vediamo al prossimo video dove mi troverete ancora così. Ciao!